Bene, finito il ciclo, diciamo, sulla Sibilla Peninica, riprendiamo il discorso sull'omosessualità che avevo interrotto parecchio tempo prima e avevo concluso parlando appunto più o meno del periodo degli anni a cavallo fra gli 80 e i 90 che sono gli anni che coincidono con la mia definitiva presa di coscienza riguardo la questione e anche i primi contatti con l'ambiente gay e anche appunto c'è cioè, l'esplorazione diciamo, del mondo omosessuale. Allora, io volevo riprendere il discorso analizzando appunto meglio qual era diciamo, la mentalità, le mote, i discorsi di quegli anni, gli atteggiamenti, perché il discorso è piuttosto lungo e complesso, almeno per quanto mi riguarda. Io mi ricordo che per esempio quelli sono stati gli anni, cioè, coinciso con la mia definitiva presa di coscienza per una pura coincidenza, non solo l'uscita del film Morris che aveva segnato un cambiamento profondo nell'arte cinematografica, no? Perché era stato il primo film di successo, diciamo, molto famoso, che presentava l'omosessualità non più come una patologia, non più come qualcosa di turpe, non più come qualcosa di come dire, di anormale, ma come una storia di sentimenti come un'altra, ecco. Mentre prima, cioè quando vedevi nei film e nei telefilm, l'omosessuale che cos'era? O era la checca, il travestito, che doveva far ridere. La derisione è uno dei primi elementi della discriminazione e dell'emarginazione, no? Sistema migliore per svalutare una persona, per escluderla, per allontanarla, è ridere di lei. Ovviamente a nessuno piace essere deriso e in effetti ridere di qualcuno è sempre un modo per disprezzarlo. La derisione e disprezzo sono una sola cosa. Ecco. Lo dimostra la satira, dove appunto la satira è un modo per far ridere la gente parlando dei difetti di qualcuno in modo da suscitare un sentimento di disprezzo, ecco, non dichiarato, un po' più sotterraneo, comunque lo scopo è quello. Di conseguenza, il sistema migliore per mantenere il disprezzo della gente era presentare l'omosessuale come una figura ridicola. Ecco. Con la comparsa di film come Morris, questo atteggiamento è andato progressivamente attenuandosi negli anni, però è proseguito per molto tempo ancora, solo adesso forse, perché negli ultimi anni c'è una vera e propria difesa a spada tratta nei confronti degli omosessuali, che sinceramente mi sconcerta perché mi domando quanto convinta sia. Non so, sembra veramente che la gente ormai sia entrata nella mentalità della gente che non è giusto deridere gli omosessuali, no? Che è appunto il salto di qualità che fa capire che effettivamente sembrerebbe la gente non disprezza più gli omosessuali. Perché fino a pochi anni fa, per esempio, non so, c'era, mi ricordo che mia sorella, ridendo e scherzando anche lei perché non si rendeva conto, pur avendo amici omosessuali, non si rendeva conto, di certi meccanismi di discriminazione,
mia sorella non è molto intelligente, ecco, e quindi questo lo dico per giustificarla. Parlava di una trasmissione radiofonica dove compariva un personaggio, era satirica, no? Compariva un personaggio gay, no? Apertamente, dichiaramente gay, spaventosamente checcoso, no? Perciò proprio la classica checca, che faceva parte dei servizi segreti deviati, no? Cioè si faceva un'associazione ironica fra deviazione dei servizi segreti, questo è un agente segreto deviato, e deviazione sessuale, no? Cioè si capiva che chi aveva fatto, inventato questo personaggio radiofonico, aveva ancora un sentimento di disprezzo e di derisione nei confronti degli omosessuali. Certamente non avrebbe accettato una critica del genere, avrebbe detto, ma non, non si ha senso dell'umorismo se non si capisce questo. Certo, se al posto di quel gay ci avesse messo un ebreo o un nero, allora lui stesso avrebbe capito che non andava bene, no? Cioè, non l'avrebbe mai fatto, perché a quel tempo già c'era la coscienza di cosa è il razzismo e l'antisemitismo. Non c'era ancora il senso dell'essere anti-gay, cioè che è male essere contro le persone omosessuali. E questo indipendentemente dal tipo di morale che si ha, no? Perché ovviamente, cioè, uno può anche dire, ma per me l'omosessualità è una cosa che non va bene, ma perché deridere le persone omosessuali, anche se non si approva quello che si fa? Cioè, allora si potrebbe deridere anche, non so, i tossicodipendenti, però chissà perché nessuno ha mai deriso i tossicodipendenti, probabilmente perché lì si è costretti a rendersi conto della drammaticità della situazione. E sì, che tra l'altro i tossicodipendenti sono tali per una scelta propria nella maggior parte dei casi, anche se poi qualcuno dice, ma la società, di questo parleremo un'altra volta, su quanto la società può influire sulla tossicodipendenza, cioè quanto limita la libertà personale riguardo la tossicodipendenza, mentre gli omosessuali no, sono tali, non certo perché l'hanno scelto loro. Ecco, questo così tanto per far capire quanto faticosa e lenta è stata la presa di coscienza, no? Da parte della gente, non semplicemente da parte degli omosessuali, che certe cose sono oggettivamente sbagliate, no? Deridere una persona è il sistema migliore per escludere qualcuno. Lo sappiamo tutti benissimo perché ci ricordiamo di quando eravamo bambini. E quando ci è capitati di essere derisi e presi in giro perché magari non si aveva qualche difetto fisico o si aveva qualche problema particolare, e gli altri bambini per escluderci ci prendevano in giro, no? Ecco, questa è una cosa che sappiamo tutti e dovrebbero sapere anche quelli che si occupano di queste questioni. Non sembra però che si dibatta abbastanza, secondo me, di questo lato della cosa. Allora, in quegli stessi anni, io ho notato, cioè, è comparso anche il personaggio di Aldo Busi, che era una figura che in sé era divertente per certi aspetti, no? E che proprio forse per vendicare i gay della derisione che subiscono, sbatteva in faccia, nel modo più volgare e osceno possibile, la propria omosessualità a tutti quanti, sia scrivendo sia parlando, no? Aveva una gigantesca arroganza, una lingua proprio velenosa, proprio per buttare fuori tutta la rabbia dovuta alla repressione subita
Tra l'altro Aldo Busi ha avuto, da quel che ho capito, un'infanzia, una gioventù veramente spaventosa, perché aveva un padre che era meglio perderlo che trovarlo. Non conosco tutti i particolari della vicenda, però è stato qualcosa di spaventoso, da quel che ho capito, per lui e per tutta la famiglia. E quindi lui è venuto su con profondo rancore nei confronti di questa società sassuofoba in cui viviamo, e sbatteva continuamente in faccia proprio il fatto nudo e crudo dell'omosessuale, della sodomia proprio, diciamo, dell'inculata, ecco, per usare il termine più volgare possibile. Perché? Ho detto appunto, da un lato per buttare fuori la rabbia, e da un altro lato poi anche per, come dire, spezzare definitivamente il tabù che esiste ancora in fin dei conti, no? Perché oggigiorno si parla di omosessuali senza parlare di omosessualità, cioè di cosa concretamente è l'omosessualità, no? Ma è un problema che riguarda tutta la sessualità, perché noi vediamo che per esempio ai ragazzi a scuola non mi risulta venga usata, venga spiegata, venga fatta educazione sessuale, no? Ecco, cioè normalmente gli omosessuali comparivano in TV, appunto nei film, nei telefilm, per il fatto di essere delle checche, per il fatto di essere degli esseri anormali, fra virgolette. Si faceva capire cosa c'era nella loro vita, ma non se ne parlava, no? Cioè non si faceva mai vedere due uomini a letto, per esempio. Unico caso veramente eccezionale, incredibile, ma perché era il caso di un regista molto famoso, Fassbinder, che mi ricordo che per la Rai addirittura avevano fatto vedere un lungometraggio, adesso non mi ricordo, ma autobiografico, no? In cui praticamente c'era lui che parlava con sua madre, e però la cosa era alternata con momenti di vita con il suo convivente. E c'era una scena in cui loro due si alzavano la mattina e scendevano nudi dal letto, completamente nudi, insomma, cioè si faceva capire che erano amanti, conviventi amanti, quindi era una cosa esplicita, che parlava esplicitamente di cosa è l'omosessualità, no? Cioè l'omosessualità non è una checca, non è un travestito. L'omosessualità è due persone dello stesso sesso o più che hanno rapporti sessuali assieme. Sostanzialmente è questo. Che poi hanno anche magari un rapporto sentimentale, ecco. Però lui sbatteva, Aldo Busi proprio ha avuto il merito di sbattere in faccia alla società italiana questo non detto, questo fatto di cui nessuno vuol parlare, no? Che ci sono uomini che fanno l'amore con uomini, ecco. O anche donne che fanno l'amore con donne, però non c'era il corrispettivo lesbico di Aldo Busi, purtroppo, e quindi ecco, sarebbe stato bene, probabilmente, ma infatti diciamo, la liberazione lesbica è sempre sembrata un po' indietro, almeno in quegli anni, adesso forse non più. Direi che si parla di gay e lesbiche nello stesso modo, con la stessa libertà, però le lesbiche, essendo donne, erano tenute un pochettino in disparte. Ecco. E comunque, sì, Aldo Busi appunto ha avuto il merito di parlare di omosessualità in modo esplicito, no? E ovviamente suscitando un sacco di reazioni, perché dicevano che era uno che ostentava la sua omosessualità, no? Ecco, l'accusa più comune a quel tempo nei confronti degli omosessuali che prendevano il coraggio di parlare di sé, di mostrarsi in pubblico, era che ostentavano la loro omosessualità. Questa
Comunque di questo parleremo la prossima volta. Arrivederci.